Buon Santo Stefano, ecco qui Grazie. Marcello, dopo una serata spettacolare in famiglia. Ci racconti la tua esperienza, Marcello? Siamo qui in diretta dalle case che, dato che non ci siamo potuti incontrare, ci incontriamo Santo Stefano de mattina dopo i bagordi culinari. No, vedo che stai a casa tua, giusto? Bella, 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 Sì, sono bello, a casa mia bello e mondo. niente, praticamente oggi è una bella giornata, anche se magari è un Natale un po' così diverso dagli altri, perché giustamente i problemi ci sono, soprattutto perché molte persone non hanno passato per questo maledetto virus. Quindi vogliamo anche pregare per tutte queste persone che hanno perso la vita, che purtroppo non ce l'hanno fatta. Questo è un grande dolore. Infatti dobbiamo pregare per loro. Però magari il prossimo anno magari sarà meglio, non lo so, capito? Io so che tu sei una persona positiva e ci metti sempre dalle difficoltà, riesci a trasformarle e è come se l'ambiente ci mette alla prova per vedere se abbiamo fatto bene i compiti nella nostra vita. E il paradosso è proprio questo, con tutte queste difficoltà. E questo nuovo modo di esprimersi e non incontrarsi fisicamente fa la differenza. Quindi io ti vedo abbastanza sereno con tutte le difficoltà del caso, no? Vabbè, comunque io dico a livello di sociologia ci ha cambiato moltissimo questo virus, nel senso ci ha reso molto diversi l'uno dall'altro. Spero che un giorno finisca tutto questo e magari ci potremmo riabbracciare come sempre abbiamo fatto. Però non dobbiamo chiuderci dentro in questo dramma, perché se ci vogliamo dentro rimaniamo sempre con l'angoscia, con la paura. Uno deve essere sempre, sempre forte, affrontare la situazione, e questa è la cosa più importante nella vita. Certo. Ma la cosa difficile, più che altro, noi perché abbiamo una certa età, quindi bene o male abbiamo superato questa cosa, ma per la gioventù sarà un approccio molto difficile, perché Guarda, Marcello, io adesso ho sì, per l'altro mandato in sì, sarà un onda. approccio molto difficile e affrontare questa situazione, perché a livello di crescita sarà un vero problema, nel senso che molti ragazzi, magari, ecco, rendendosi conto della situazione di adesso, dovranno affrontare difficilmente la vita. Noi ormai già l'abbiamo affrontata, quindi bene o male quello che abbiamo fatto, però purtroppo per i giovani è un problema serio, è un problema serio, quindi io spero che ritorni tutto alla normalità, ci vorranno anni e anni prima che tutto ritornerà come prima, in modo che possiamo riprenderci quello che abbiamo perso, la nostra libertà. E questa è la cosa più importante, capito? La mia visione di questo è che le cose cambieranno, il Covid andrà via, però è anche vero che non possiamo aspettare tutto questo, dobbiamo interagire adesso, adesso perché sennò diventerebbe proprio un calvario aspettando che questo Covid passa.
Ci dobbiamo mettere alla prova, ci dobbiamo sfidare, dobbiamo percorrere nuovi sentieri, nel senso che se io ho fatto per 50 anni il parrucchiere, è anche vero che adesso, se vuoi, non so, girando per la città, non si vedono più questi parrucchieri pieni, ma ci sono sempre pochissime persone, proprio perché il modo di lavorare è cambiato. E il parrucchiere deve prendere una nuova filosofia del vivere. Quindi non soffermiamoci solamente nell'ambito della parrucchieria, ma cerchiamo di esplorare altri che sono connessi, come la moda, come adesso noi ci stiamo cimentando anche con abiti di alta moda. Piano piano adesso scopriremo perché sottoterra qui lavoriamo tutti quanti. Io personalmente ho fatto talmente tanti cambiamenti che adesso tutto quello che ho imparato lo vado a mettere in pratica. Ma ti volevo far vedere questa cosa qua. Allora, da un po' di tempo, ecco di qua dove stai, ecco insieme a te, ecco. Da un po' di tempo io sto utilizzando gli avatar di Facebook, che sono molto simpatici, sono molto carini, li puoi personalizzare a tempo reale e sto raccontandomi insieme a Manuela che la vita va presa anche un po' alla leggera, senza essere troppo bacchettoni. Perché è anche vero, se noi siamo sereni, riusciamo a vedere nuove idee. Come te, Marcello, tu da quanti anni che eserciti come barman? Domanda. Ma sono parecchi anni che faccio questo mestiere, quindi bene o male ho conosciuto tanta gente, quindi le loro abitudini, i loro modi di fare, tutto quanto. Anche è bello perché diciamo che è un approccio per conoscere tante persone, quindi questo lavoro è molto bello, capito? Ti fa stare in mezzo alle persone. Che purtroppo adesso sarà un po', diciamo, un po' ristretto perché giustamente, capito? Guarda Marcello, io ti vorrei raccontare una storia che sto cercando, che tu sai che io ho vissuto tanti anni a Tenerife e le Canarie in questo momento hanno una situazione industriale del turismo è paralizzata e più di 100.000 persone perdono il lavoro. L'altra settimana è successo che è uscito un documentario su Tenerife dove spiegava la situazione che c'è adesso. E guarda caso è stata intervistata mia figlia Giorgia, che insegna spagnolo a Tenerife, con il marito e la mia nipote mia. Io adesso, oggi di Santo Stefano, vorrei andare a vedere con te un paio di pezzettini che sinceramente questa coppia di giovani che vogliono dare ancora, vogliono credere ancora in un domani migliore. E questo regista ha dato spunto molto bello di questo documentario. Questo video, ecco qua, aspetta un attimo, vediamo un po'
se ce la passa, eccolo qua. Allora, io adesso provo a parlare connessione abbastanza valida. Vediamo un attimo. E iniziare, poi metterò sotto questo video, metterò, eccolo qua. E parlo spagnolo e sottotitoli norvegesi. Verlo todo apagado, las carreteras vacías. Ibas al supermercado, el ejército, o sea, no sabíamos qué pasaba. Una peste, no sabíamos, ¿no? La verdad que no sabíamos. Primeros meses fue una barbaridad. No entendíamos nada, no entendíamos nada. Una auténtica locura. O mueres de hambre o te mueres de hervir, una de dos. Allora, o ti muori di fame o ti muori di virus. E allora, questo aspetto ce l'abbiamo un po' tutti quanti, questa paura di non capire quello che sta succedendo. E a un certo punto, che cosa succede nella storia? Nella storia di Giorgia, in questo caso del video che adesso vi farò vedere l'altro pezzettino. Sin mucha expectativa porque vuelva a resurgir el trabajo aquí en Tenerife. Lleva mucho tiempo. Pues prácticamente desde que empezó todo esto de la cuarentena, entré en ERTE con la ayuda del gobierno, pero bueno, se acabó ese tipo de ayudas y al final, pues nada. ¿Te llega algo ahora? Ahora mismo estamos arreglando unos papeles para ese padre de familia y la única forma con la que podemos ir ahora mismo contando. Ahora mismo hay poco trabajo. Yo ahora mismo no tengo muchos clientes, más con gente de fuera y la está. Solicité una ayuda que me dieron durante el lockdown, que eran alrededor de 170 euros mensuales por los 3 meses de cuarentena. Voy a ver si tengo derecho a paro o una ayuda como madre. Pero no sabe todavía si o Todavía no se sabe nada, hasta que. Hasta che a che cos'è hasta che? Nel senso che in qualsiasi paese che tu stai ci sono sempre un sacco di problemi. E quindi oggi giornale di Santo Stefano, un attimo di riflessione dopo tutto quello che sta succedendo, perché siamo tutti toccati da questo. Però è anche vero che mi piace pensare che i giovani possono credere in un domani migliore. Allora, adesso ti faccio vedere l'ultimo pezzettino, che è un pezzettino di una coppia che vuole
aspettarsi qualcosa da quello che sta succedendo e poi, finito, se vuoi, ne possiamo discutere insieme. Eccoci qua. Adesso io metto l'ultimo pezzettino. Se gira, speriamo. Ecco. Ora mismo è perspectiva clara, no hay nada, porque como está la cosa en España, que no saben si va a haber más cuarentena, si no hay más cuarentena. Ahora dicen que abren hasta las 10 de reuniones de personas. Sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Perspectiva el día a día. No sé, intentando pensar a otras cosas o intentan buscar trabajo, buscar la vida, buscarse la vida, intentar hacer cosas y también disfrutar de tiempo para estar con mi hija, que esto es bonito. Miramos el lado positivo del negativo. En la calle, sacándola, mis antes iba a la guardería, es un gasto que hemos tenido que suprimir desde la guardería, entonces me encargo de ahí paseando todo el día, la playa todavía es grande, entonces ya tenemos cerca, es lo único que podemos disfrutar ahora mismo por aquí. Es difícil, es bastante difícil, pero tiene que pensar positivo, pensar que es una fase, es una etapa que va a pasar, que la vida es una rueda. Hoy va mal, mañana irá mejor. Emozioni, vogliono emozioni nella vita per scaturirci quella forza che ci fa muovere. Tu che ne pensi, Marcello? Ma io penso che questo video ti fa capire molte cose, nel senso che non è più la vita di prima che noi facevamo, quindi è tutto cambiato, quindi c'è questo buco enorme, un po' diciamo che fa paura questa situazione, un po' fa paura, un po' fa pensare, un po' ti fa sentire diverso dagli altri, diciamo, no? Quindi è una cosa che ti fa molto riflettere. E il tuo personale consiglio in questo momento che vorresti donare alle persone che conosci e anche alle persone che non conosci, come potrebbe essere? Ma non lo so, forse bisogna essere forti, bisogna essere in questo problema grande, bisogna essere molto forti. E soprattutto essere se stessi, non cambiare il nostro stato d'animo, capito? Perché sennò diventiamo diversi, quindi dobbiamo essere quelli che siamo, tutto qua. Non dobbiamo cercare di diciamo di cambiare noi stessi, capito? Quindi dobbiamo essere noi e basta. Perché il coronavirus sta cambiando anche l'aspetto di tante persone, quindi dobbiamo essere noi stessi, capito? Bene, 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 sono contento perché battiamo le mani, perché le soluzioni siamo sempre aperti al cambiamento. Come la mattina ringraziare di essere vivi e godere dei doni della giornata in questi giorni di lockdown. Io mi sono divertito moltissimo nel mio piccolo e mi sento talmente carico per affrontare quello che
sta accadendo naturalmente. Anche la terza ondata non ce ne frega proprio niente. Cerchiamo di comportarci correttamente nei canoni per sconfiggere il coronavirus e reinventarsi nuovamente per vivere una vita felice e sana con lavori che non esistevano e lavori che stiamo inventando, come questa chiacchierata di Santo Stefano con te, che farà muovere qualche coscienza e al più presto spero di intervistare Giorgia su questo e farcelo raccontare dalla protagonista il documentario, che adesso poi metterò nella descrizione un link per vederlo per intero, perché dura 50 minuti e oltre, e quindi è uno spaccato di altre realtà che non sono solamente in Italia, ma siamo coinvolti a livello proprio planetario, quindi dobbiamo trovare soluzioni. La soluzione è parlare insieme alle persone. Bene, Marcello, mi ha fatto molto piacere questa mattina, ti ho coinvolto in questa chiacchierata di Santo Stefano e quando hai qualcosa da raccontare chiamami e non ci saranno alcun problema per divulgare un pensiero nuovo. No? Un abbraccio. Grazie, vedo che il Natale l'hai passato molto bene, perché il Santo Stefano ci si passa proprio stravaccati un attimo. La giornata tua come sarà? In senso, televisione, leggere, fare. Anzi, sì. Mi vado a fare un bel tazzone di caffè in modo che mi ripio ancora di più. Bene. Così mi rimetto a letto. Bene, grazie e ci vediamo. Ciao Marcello. Ok, ciao, Francesco, un abbraccio. Ciao, ciao. Eccolo qua, Marcello. È stata veramente una bella chiacchierata con Marcello e niente, che posso continuare a raccontare qualche cosa, però ci abbiamo tutta la giornata che potremmo andare anche in diretta come quello che stiamo facendo adesso. Ci vediamo alle prossime. Ciao ragazzi!